Vi do il benvenuto al settimo webinar organizzato dall'azione social del progetto Riformattiva. Nel frattempo vedo che state entrando in aula, nel frattempo vi ringrazio se mi date un feedback, se sentite e vedete correttamente. Perfetto, buongiorno, buongiorno. Allora, come stavo dicendo, questo è il settimo appuntamento di un ciclo di webinar. Ritorniamo con questo appuntamento a parlare di tematiche trasversali, diciamo, all'uso dei social dopo un affondo di quattro appuntamenti dedicati a esaminare, diciamo, singole piattaforme. E in questo webinar parliamo in particolare di social media strategy, analytics e inserzioni a pagamento. Quindi andiamo a parlare di tre aspetti fondamentali, quindi la pianificazione, quindi per obiettivi, l'analisi dei dati e la gestione di campagne a pagamento. Ne parliamo con un relatore che avete già conosciuto, che è Piero Zilio, esperto di social media strategy e analytics. L'avete conosciuto nel primo webinar che ha aperto questo ciclo. E prima di lasciare la parola a Piero, vi ricordo che nella pagina di Eventi.pa da cui vi siete iscritti potrete scaricare le slide del relatore, potrete vedere la registrazione integrale dell'evento e avrete anche le istruzioni per iscrivervi all'area di lavoro comune sul network OT11 OT2. Come sapete, in quest'area di lavoro noi pubblichiamo anche le domande a cui i relatori magari non sono riusciti a rispondere durante il webinar, o comunque domande, insomma, più frequenti di particolare interesse per i partecipanti. Quindi le troverete le risposte, insomma, le troverete all'interno dell'area comune e vi invitiamo, insomma, ad iscrivervi. Ora lascio la parola a Piero e vi auguro buon webinar. Grazie mille Roberta, ben ritrovati a chi ha già seguito il primo webinar, la scorsa che ha aperto questo ciclo. Oggi vorrei parlare con voi di tre cose: strategia, inserzione a pagamento e monitoraggio dei social della pubblica amministrazione italiana. Vediamo dunque perché. Perché questo è il nostro vero capo ufficio. Ovviamente il nostro vero capo ufficio non è una scimmia, è Charles Darwin, e ci spiega che o ci evolviamo o ci estinguiamo. Quindi cosa ho fatto? Partendo dal primo webinar che abbiamo fatto, mi pare fosse il 21 ottobre, quello su scrivere per i social della pubblica amministrazione, mi sono basato sui dati. In quel webinar, in occasione di quel webinar, avevo fatto alcuni sondaggi. È emerso da questi sondaggi che soltanto in pochi di voi creano inserzioni a pagamento, il 5%, soltanto in pochi di voi analizzano i dati, il 19%, e una fetta un po' più ampia, ma comunque bassa, il 30%, progetta la strategia sui Piero, social. Sì. Piero, scusami tanto, devi abbassare il volume del tuo microfono. Sì, grazie Stefania, avevo letto, ma quando regolo il volume del microfono si disabilita, quindi speravo di riuscire a finire quella frase. In ogni caso adesso l'ho abbassato, spero che si senta meglio e riprendiamo. Come al solito, nelle mie presentazioni cerco di rispondere a esigenze reali e mettere in pratica quello di cui parlerò. In questo caso, vorrei mettere in pratica come l'uso dei dati sia strategico, un po' per tutto, in questo caso per la comunicazione pubblica sui social, ed è proprio sui dati e su questi dati che ho pensato di basare la mia presentazione di oggi. Quindi, le cose che meno usate, scusate, sono stato distratto un attimo da alcune comunicazioni di servizio. Quindi dicevo, le cose che scrivete, scusate, sto chiudendo le notifiche, purtroppo ho commesso l'errore di tenere aperto un paio di chat su Skype e su quest'aula e mi sono confuso. Dicevo, speriamo che questa sia la volta buona. Partendo dai dati, e cioè quali sono poi i punti deboli di chi fa questa professione nella pubblica amministrazione sulla base del sondaggio che abbiamo fatto la prima volta, ovvero creare inserzioni, analisi dei dati e progettazione della strategia, impostare questa presentazione. Per quel che riguarda le analytics, che sarà il primo punto che vedremo oggi, quello che intendo fare è
spiegare o cercare di capire insieme a voi come raccogliere e interpretare i dati. E perché ho scelto di avere questo come punto di partenza? Perché non è più una questione da nerd, qualcosa di tecnico o da secchioni, ma rappresenta il vero vantaggio competitivo per tantissime cose, fra cui ovviamente anche la gestione di app e social della pubblica amministrazione. Chi ancora purtroppo pensa che questo uso dei dati sia una nicchia, diciamo, un po' tecnica, che non è indispensabile per usare al meglio questi strumenti o semplicemente per usarli, punto e basta. Ecco, nell'immagine iniziale, quella della nostra scimmietta, forse si trova più sul versante della estinzione e non di quella dell'evoluzione. Quindi partiremo dalle analytics, per poi parlare di strategie. Per strategie io intendo la capacità di avere una visione d'insieme e di pianificare, perché proprio come in un cantiere, noi abbiamo bisogno di un muratore, di un falegname, di un imbianchino e così via, ma abbiamo bisogno anche di un ingegnere che abbia questa capacità, di, progettare, questa visione d'insieme. Stessa cosa, voi, o chi come me fa questo lavoro, non è necessariamente un autore, un esperto di dati, un inserzionista, ma è una persona che ha, come l'ingegnere nel nostro cantiere, la capacità di pianificare, di progettare, assegnare priorità e la visione d'insieme. Certo che è ovvio che come un ingegnere, un architetto può avere qualche competenza tecnica e manuale, anche chi come noi fa questo lavoro può essere un esperto di dati, può essere un esperto inserzionista, un grafico, però quello che fa la differenza è, ricordiamoci, la capacità di progettare, di trasformare un insieme di strumenti e pratiche tecniche in qualcosa di più, qualcosa di strategico. E quindi questo sarà il secondo punto della nostra presentazione, della mia presentazione di oggi. Infine, dal momento che comunque gli strumenti e le tecnologie sono molto importanti, come ultima punto della presentazione parlerò di strumenti, come conoscere la tecnologia, e in questo caso lo strumento che ho scelto per la presentazione di oggi sono le inserzioni a pagamento. Perché? Perché si prestano bene al discorso di, come esempio pratico, di analisi dei dati e strategia, capacità di pianificare, e poi anche perché no, perché ci sono alcuni trucchi della comunicazione sui social che forse non tutti conoscono e che probabilmente diventeranno sempre più indispensabili da conoscere, perché ormai non è più pensabile andare avanti e portare avanti campagne di comunicazione su app e social di tipo organico, cioè non a pagamento. Andrebbero sicuramente integrate con altri tipi di campagne, in questo caso le inserzioni. Partiamo però adesso dall'analytics. Io farò una pausa dopo ciascun blocco in modo che ci possano essere delle domande specifiche e poi cercherò di lasciare qualche minuto a conclusione di questo webinar per parlare per rispondere ad altre eventuali domande che comunque potranno trovare risposta anche sul forum nel caso in cui non avessimo abbastanza tempo per chiuderle oggi. Per quel che riguarda l'analytics, le tre cose fondamentali per me da chiarire sono capire i dati e quindi sapere cosa significa ciascuno di questo dato, cosa significa visualizzazione, cosa significa il bounce rate, il CTR e così via. Una volta aver capito che abbiamo capito cosa significano i vari dati che ci vengono presentati in maniera anche graficamente accattivante dalle varie dashboard, si chiamano, quindi questi pannelli con tanta informazione grafici, dobbiamo anche essere in grado di selezionarli, di quali dati abbiamo veramente bisogno e, sapendo di quali dati abbiamo bisogno, dove si trovano, quali sono comparabili, le visualizzazioni. Il numero di visualizzazioni che ho su Facebook, per esempio, di impressions, si chiamano, saranno comparabili a quelle che ho, non so, su LinkedIn, per esempio, banalmente, o quelle che ho sul sito web. Quindi, una volta che abbiamo capito cosa significano i dati, che li abbiamo selezionati, dobbiamo anche capire come usarli. E questa, appunto, è la parte, forse per i nerd, anche per me, un po' più divertente, ma comunque utile. Perché, tornando al discorso del vantaggio competitivo, usare i dati è il modo migliore per fare una comunicazione sui social di tipo strategico.
Adesso il punto di partenza quando si parla di analytics è lo standard, perché da subito, da sempre c'è stato questo, si è imposto ormai come piattaforma per i siti web, è Google Analytics. Google Analytics, per chi ancora non lo conoscesse, è uno strumento offerto da Google che consente di tracciare le sessioni o gli eventi sul proprio sito web, ma include anche tutta una serie di altre informazioni molto utili, dalle campagne di inserzione a pagamento all'integrazione con video o social network, che vorrei far vedere. Perciò, se bene Google Analytics non sia propriamente nato per tracciare l'attività sui social network, può comunque esserci utile per farlo. Adesso, chi usa Google Analytics, molto probabilmente anche i meno esperti, conoscerà l'interfaccia, la prima interfaccia che appare una volta che ci si collega sulla piattaforma Google Analytics. Questa interfaccia mostra gli utenti online. È un'interfaccia molto base, adesso ne faccio vedere due delle principali, giusto per, diciamo, muovere i primi passi e raccogliere anche chi di noi ancora non usa Google Analytics, e poi però ci spostiamo su interfacce e sezioni di Google Analytics più specifiche. La prima interfaccia di Google Analytics, quella degli utenti online, ci mostra quanti utenti abbiamo online, quante sessioni stiamo generando, qual è la frequenza di rimbalzo e così via. Adesso ricordiamoci che uno dei primi dubbi da chiarire, o meglio, una delle prime certezze da avere è cosa significano questi dati, per esempio sessioni. Qua abbiamo 240.428 sessioni. Ma che cos'è una sessione? Una sessione è aprire una pagina, cliccare su un pulsante iscriviti alla newsletter. Che cos'è una sessione? Ebbene, una sessione, almeno su Google Analytics, è una serie di interazioni che può essere, per esempio, l'utente che arriva sulla pagina, scorre verso il basso, clicca su un link, inserisce, non so, il proprio indirizzo email, e poi clicca sul pulsante per registrarsi alla newsletter. Ecco, tutte queste azioni, tutti questi eventi costituiscono una sessione, una serie di operazioni che avviene in un arco temporale predefinito. La sessione su Google Analytics termina dopo 30 minuti di inattività. Perciò, se io sto fermo per mezz'ora e poi ritorno sul sito web o muovo il mouse, ecco che Google Analytics mi conterà come se fosse una nuova sessione. La sessione termina anche a mezzanotte, perciò se io inizio una sessione alle 11:55 di sera e la termino a mezzanotte e 5, non sarà stata un'unica sessione, ma saranno state due. Ecco, adesso senza entrare troppo nello specifico di questi dettagli tecnici, mi servivano semplicemente come esempio per farvi capire quanto è importante conoscere il significato di queste metriche, si chiamano, quindi le sessioni, la frequenza di rimbalzo e così via, e capire anche cosa significa su una piattaforma e cosa su un'altra, perché non sempre questi dati sono facilmente comparabili. Sempre per quel che riguarda le schermate, le interfacce più comuni di Google Analytics, la seconda è la cosiddetta panoramica del pubblico. Io adesso non vi sto mostrando dati dei siti web dei clienti per cui io lavoro sia per il Formez che per altre amministrazioni, per la Commissione europea, lavoro per una grossa organizzazione intergovernativa a Singapore. Ecco, quindi i dati che vedrete adesso, a volte dovete scusarmi, si riferiscono ai miei siti personali o sono palesemente falsati, come in questo caso. Li diamo solo come esempio. In questo caso, l'esempio che voglio fare, lo spunto che voglio prendere da questa schermata di panoramica, sono i cosiddetti nuovi visitatori e visitatori che ritornano. Ecco, sempre a proposito di capire cosa significano questi dati, a ciascun visitatore sul vostro sito viene associata una chiave da Google, che ovviamente traccia i dati in maniera anonima. Questa chiave, chiamata Client ID, è quella che dà il numero di returning visitor e new visitor. Perciò, quando Google ci dice, Google Analytics, avete, non lo so, il 69,8% di nuovi visitatori, ecco, teniamo in mente che non necessariamente sono, come in questo caso, appunto, 1 milione e passa utenti, ma sono 1 milione e passa ID.
Client AB. Questo cosa significa? Che se io comincio a navigare sul sito di Roma Capitale, per esempio, dal mio cellulare e poi proseguo la navigazione dal sito web, per esempio dal mio computer, ecco che Google probabilmente genererà due client ID, due client ID. Quindi non sono più una sola persona, non sono più un nuovo visitatore, ma sono diventato due client ID e in questo grafico risulterò come due entità, due numeri invece che uno solo, ma poi di fatto sono sempre io. Una volta cominciato a navigare dal mio cellulare, un'altra dal computer e poi magari sul computer uso un browser Firefox o un altro Chrome. In uno navigo in maniera anonima, nell'altro no. Ecco qui che le client ID diventano tre e così via. Il client ID viene anche cancellato, ottima osservazione, Stefano Zec, quando l'utente pulisce i cookies. Perciò, quando vediamo questi dati, prendiamoli con le pinze. Detto questo, lascio adesso le due schermate base, sulle quali veramente vi consiglio di non soffermarvi troppo, soprattutto quando volete osservare i dati in relazione ai social network, e passo all'ABC di Google Analytics. L'ABC di Google Analytics è, o meglio, era fatto fino al 15 ottobre, quando poi è stata distribuita una nuova versione di Google Analytics, da tre schede: Acquisition, Behavior e Conversion. Significano acquisizione, comportamento e conversioni. Ciascuna di queste ha tutta una serie di sottoschede che vi consentono di capire come arrivano gli utenti al vostro sito, cosa cercano gli utenti sul vostro sito e quali passi compiono per arrivare all'azione desiderata. Quale potrebbe essere l'azione desiderata? Per esempio, scaricare la app Io, quella con cui, per esempio, è possibile richiedere il bonus vacanze, è stato possibile richiederlo. Oppure iscriversi alla newsletter, fare la domanda per la partecipazione a un bando e così via. Queste sono le azioni desiderate che un utente potrebbe compiere sul vostro sito web. E con queste schede di Google Analytics voi potete tracciarlo anche a partire dai social network. Perciò io adesso per ciascuno di queste schede dell'ABC di Google Analytics ho scelto una sottosezione particolare a modo esempio, perché in questa ora e mezzo ovviamente non avrò modo di entrare nel dettaglio di tutte le centinaia di migliaia di informazioni disponibili sulle analytics, ma comunque vorrei darvi alcuni spunti. Per quel che riguarda la sezione di acquisition, quindi acquisizione in italiano, che vedete qui, nel pannello, nel menu laterale di Google Analytics, c'è una scheda chiamata Social, interamente dedicata ai social network, che fra le varie cose vi fa vedere anche il flusso degli utenti. Ed ecco qui che io saprò che gli utenti che arrivano da Facebook sul mio sito web, qua è spiegato di chi è il sito web, quindi gli utenti che arrivano da Facebook sul mio sito web, ebbene, la maggior parte di questi utenti, guardate il flusso che fa, viene qui, arriva qua sotto e va su altre pagine del mio sito web da cui poi esce e quindi scappa, diciamo, dal mio sito. Un'altra grossa fetta va sulla home page e poi dalla home page va su altre pagine dove scappa oppure segue su una sezione chiamata iscrizioni, master e così via. Ecco, se io fossi un Ateneo, un'università, non so, la Sapienza di Roma, dove mi sono laureato ormai una ventina di anni fa, ecco che lavorando come responsabile della comunicazione su web e social, probabilmente controllerei questa scheda di acquisizione per capire il flusso degli utenti social, chi arriva da Facebook, dove va, dove scappa, quindi dove esce e quanto tempo ci impiego a perderlo? Ha fatto un'operazione, ne ha fatto due o ne ha fatte altre? Stessa cosa, per esempio, qua gli utenti da Twitter, dove vanno? Da Instagram, da LinkedIn, dalle Instagram Stories e così via. Quindi, come spunto per la vostra attività di consultazione delle analytics sul sito web per quel che riguarda i social, vi consiglio di esplorare la sezione acquisizione e social. Per
Detto questo, vado avanti con un nuovo spunto sulla sezione invece behavior, quindi comportamento in italiano. Qui è molto importante concentrarsi sugli eventi. Io ne stavo accennando prima su cosa fossero gli eventi. Gli eventi sono delle azioni che voi avete interesse a tracciare e che ovviamente l'utente svolga. Per esempio, in questa schermata io vedo che nella sezione comportamento eventi chi arriva da Facebook 3.412 persone, scusatemi, eventi sono stati generati da Facebook e per evento qui si intendeva l'iscrizione alla newsletter. 2.574 da Facebook hanno scaricato il bando H725. Alcuni, per esempio, da Instagram hanno fatto una domanda oppure hanno cliccato sull'amministrazione trasparente. Ecco qui che nella sezione comportamento o behavior, se l'avete in inglese, avendo impostato eventi sul vostro sito web e su Google Analytics, potrete tracciare quali eventi principali, ovviamente fare molto altro, occorrono proprio considerando esclusivamente il traffico dai vostri social network. Vi ricordo, per chi avesse problemi, ho visto in chat che c'è qualche difficoltà su slide e audio, che questa webinar sarà comunque registrato e pubblicato sul portale Eventi PA e quindi non dovrete preoccuparvi di perdere magari qualche slide o qualche breve audio. Detto questo, passo alla prossima spunto, alla prossima condivisione del nostro ABC su Google Analytics. Vi ricordo, siamo partiti da acquisizioni, poi siamo passati al comportamento e un altro sezione importante su Google Analytics è quella delle conversioni. Nelle conversioni, ovviamente, voi dovete darvi degli obiettivi. Vorrei che l'utente facesse questo, questo e quest'altro, si integra particolarmente bene con le inserzioni a pagamento e nella sezione, sottosezione canalizzazione multicanali, potete, per esempio, trovare i principali percorsi di conversione. Cosa significa? Non necessariamente io, Piero Zilio, arrivando su il vostro sito web da Facebook, farò domanda per partecipare al bando Tal dei Cali. Potrei anche, come mi dice questo percorso di conversione, partire dai social network, arrivare sul vostro sito web, tornare nell'ambito della stessa sessione sul vostro sito web digitando direttamente l'indirizzo e poi realizzare l'azione che voi avreste voluto farmi compiere. Oppure guardate qua al punto 6, traffico diretto, conosco il vostro sito, non lo so, comune.cagliari, eccetera, eccetera, ci vado. Poi passo ai social network, poi torno sul vostro sito perché magari nel frattempo sui social network ho visto un'inserzione a pagamento o un post che il Comune di Cagliari che qualcuno ha pubblicato sul sito web, torno sul sito web e lì faccio la mia conversione. Ecco qui che osservare i percorsi alla ricerca di schemi ricorrenti è un ottimo modo per sfruttare poi il cosiddetto marketing incrociato, quindi cross-platform fra una piattaforma e l'altra, da un social al sito web, da un social a un altro social, a un motore di ricerca al sito web e così via. E vi consente, dal punto di vista strategico, di magari adattare il vostro calendario di contenuti, il vostro piano editoriale su Facebook, in contemporanea ottimizzare per i motori di ricerca una certa pagina sul vostro sito e magari, perché no, aggiungere una breve inserzione a pagamento su Instagram perché avete visto da questo percorso di conversione che è questo il percorso che il vostro utente fa. Mi fa piacere che Laura, e spero ce ne siano tanti altri, abbia scritto che si sta aprendo un mondo, perché, come dicevo, non riuscirò a entrare nello specifico di tutto, ma vorrei darvi degli spunti. Ricordiamoci, come abbiamo detto prima, non sono io mini Lego, che come in un cantiere, appunto, abbiamo muratori, falegnami e poi abbiamo un ingegnere, qui noi stiamo ragionando per diventare ingegneri. Quindi, e sì,
utile avere qualche conoscenza di idraulica, di falegnameria e così via, perché all'occorrenza la possiamo fare o che comunque possiamo capire quando parliamo, chiediamo ai nostri falegnami idraulici di turno cosa fare, ma poi noi dovremmo anche pensare e agire dall'ottica di un ingegnere e quindi riuscire ad avere questa visione di insieme. Adesso, per quel che riguarda gli obiettivi, ci arriviamo, Stefano, a breve. Vorrei concludere il discorso sulle analytics. Abbiamo visto l'ABC di Google Analytics, Acquisition, Behavior, Conversion, e adesso altri consigli generali su Google Analytics, prima poi di passare agli altri social, perché ciascun social ha le prossime analytics. Innanzitutto, impostate dei filtri, perché in questo modo riuscirete a escludere il traffico che viene dalla vostra sede centrale, per esempio l'ufficio in via Roma, dal traffico web. È chiaro che se lì avete 100 urpisti o giornalisti che scrivono sui social o magari accedono al vostro sito web, probabilmente i dati che riceverete saranno un po' sbilanciati. Perciò filtrate il vostro traffico su Google Analytics in modo da escludere gli uffici che generano traffico trascurabile, trascurabile nel senso che a voi magari in quel momento interessa sapere quanti sono i cittadini che vanno sul vostro sito da Facebook e non quanti sono gli addetti dell'ufficio stampa e i giornalisti che invece per lavoro ovviamente vanno da Facebook al sito. Quindi prima cosa, filtrate e evitate di contarvi. Seconda cosa, personalizzate i vostri segmenti. Adesso vi ricordate quei, non mi ricordo più, 68% returning users, quindi utenti di ritorno, e a questo punto 32% di nuovi utenti? Ecco, quello è riferito alla generalità di visitatori sul vostro sito, ma voi potete creare su Google Analytics dei segmenti specifici. Mettiamo qui che io sia ancora una volta il comune di Cagliari e stia conducendo un'iniziativa aperta a giovani donne residenti a Cagliari. Ecco qui che posso creare un filtro su Google Analytics per età, includo soltanto la fascia d'età dai 18 ai 34 anni, per sesso soltanto donne, per posizione la città è Cagliari e poi sorgenti di traffico, lo sto indicando qui con la freccia, vedete in quest'altra linguetta, la sorgente di traffico è soltanto facebook.com. In questo modo, invece che sapere che il 68% dei visitatori sul mio sito è un utente di ritorno, io saprò che lo 0,1% di utenti, non so, di ritorno, magari in questo caso, che equivale a 37 utenti che generano 49 sessioni, è quella nicchia, quel segmento di giovani cagliaritane che a me interessa, perché sto conducendo una campagna su Facebook proprio destinata a loro. E in questo caso i miei dati avranno più senso, saranno più rilevanti, perché non solo saranno filtrati senza includere i dati del mio ufficio stampa o del mio URP, ma saranno anche filtrati su quella particolare fetta di pubblico di riferimento della mia campagna. Altro consiglio, quando fate delle campagne che siano a pagamento o anche organiche, quindi non a pagamento, al vostro link, per esempio io.italia.it/bonusvacanze, aggiungete a questo strumento Google che si chiama URL Builder, quindi costruttore di URL, di indirizzo, di link, le sorgente della campagna, per esempio Twitter. Se io devo condividere questo link su Twitter, e aggiungo come sorgente Twitter, come mezzo il fleet, che è diciamo la storia, quella che scompare dopo 24 ore di Twitter, e come campagna, come nome della campagna bonus vacanze, il link cambierà perché dall'originale io.italia.it bonus vacanze diventerà io.italia.it bonus vacanze più tutto questo codice. Che adesso a noi magari non dice niente, ma ci agevola tantissimo nelle analytics perché io sotto la sorgente, Twitter, avrò il mio fleet e avrò il mio bonus vacanze. E quindi potrò sapere esattamente da Google, che ripeto rappresenta lo standard sul mercato, quanto azioni, quanti eventi ha generato quella determinata campagna.
Ultima cosa, e l'ho aggiunta e l'ho anticipata prima, aggiornate a Google 4 dal 15 ottobre. 15 o 20 ottobre, adesso ho qualche dubbio. Comunque, da metà ottobre Google ha rilasciato una nuova versione del suo Analytics che è pensata proprio per aiutarci a tracciare gli utenti da una piattaforma all'altra. Quindi un utente che comincia sul cellulare, che poi finisce sul sito web, che poi magari ritorna per altri giri sulla nostra app, sarà tracciato meglio da Google Analytics, evitando duplicati, evitando buchi in modo migliore. Tornando al nostro esempio di prima, se fossi stato l'ingegnere, diciamo, quindi il responsabile della comunicazione su web e social, della comunicazione digitale di IO, avrei chiesto al mio social media manager su Twitter di aggiungere a questo link quell'UTM, quindi quel codice di tracciamento, in modo che chi ci clicca e arriva sul mio sito web, dove avrò fatto inserire al mio sviluppatore Google 4, e poi scarica l'applicazione e chiede il bonus vacanze che avrò fatto sviluppare attraverso un altro strumento che si chiama Firebase, ecco, tutto questo sarà tracciato. Ripeto, non è necessario adesso memorizzare tutti questi strumenti che vi ho aggiunto, li trovate sulle mie slide e io li indico sempre con le icone. È solo per far capire come è possibile integrare in maniera costruttiva e strategica la comunicazione che fate da un social, in questo caso Twitter, al sito web, in questo caso io.italia.it, alla app, in questo caso il bonus vacanze. Possibile farlo avendo la visione d'insieme, la capacità di pianificare e progettare. Quindi non essendo semplicemente dei tecnici, ma sapendo cosa offre la tecnologia e dove vogliamo arrivare. Detto questo, io chiudo con Google Analytics, ci sono tantissimi altri strumenti disponibili che possono essere integrati con i social network. Per esempio, in questo caso sto usando uno strumento che si chiama Google Trends, riferito a YouTube. Ecco qua, ricerca YouTube, che mi fa vedere come i termini coronavirus, Covid-19 o SARS-CoV-2 sono usati in Italia nelle ricerche su YouTube. E perché? Beh, perché per esempio se io gestissi il canale YouTube della regione, non so, Trentino Alto Adige, eccolo qui, saprei che il termine più usato è coronavirus, tutto attaccato o meno. Eccolo qui il nostro Trentino. Perciò, se volessi farmi trovare, saprei che non dovrei usare Covid-19 o SARS-CoV-2. Diversa la situazione in Calabria, ecco qui ogni regione, questo ce lo dà gratuitamente Google Trends unito a YouTube, ha un suo modo per cercare predominanti, ovviamente per cercare determinate parole. Ecco quindi che gli strumenti di Google possono integrarsi anche in altri modi con i social network. L'importante è visualizzare queste informazioni, connetterle, ho appena fatto l'esempio di Google Trends con YouTube, e condividerle. E per farlo uno strumento principale è Google Connectors, che vi consente molto facilmente di unire tutti questi strumenti, per esempio Google Analytics, Google Ads per l'inserzione a pagamento, YouTube e così via. Vi consente di includere anche connectors dei partner, si chiamano. Per esempio, se scrivo Instagram, avrò tutta una serie di connettori che mi offrono statistiche dal mio profilo Instagram e così via. Ecco quindi che con Google Studio, Post Data Studio, posso unire tutte queste grandi risorse e tutte queste grandi fonti di dati, selezionando soltanto quelle che interessano me per la mia campagna e avere report ancora più specifici e personalizzati. Ci sono anche tanti altri strumenti, oltre Google, chiaramente, che consentono di farlo. Io quando ho raccolti 5, ci sono le cosiddette suite per la Search Engine Optimization, come Semrush, che ha una sua sezione dedicata ai social. Ci sono le cosiddette dashboard per la pubblicazione dei contenuti in maniera automatica su più piattaforme, per esempio Hootsuite e Sprout Social, che hanno una parte di reportistica sulle analytics, e anche più comuni accorciatori di URL come Bitly o Rebrandly consentono di avere queste statistiche. Io
preferisco usare Google o preferisco usare direttamente gli strumenti di analytics di Facebook quando sono su Facebook, di Twitter quando sono su Twitter e così via, perché ci sono meno filtri. Prendo l'informazione alla fonte, so che una sessione su Google vuol dire questo e su una visualizzazione su LinkedIn vuol dire quest'altro e grazie a questo poi riesco a far senso, quindi evito di avere altri filtri, però per chi la volesse, ecco qua per esempio altri 5 strumenti. È venuto il momento del primo sondaggio che ho preparato per oggi. Vediamo un po', dovrebbe essere questo. Io adesso lo apro e vi chiedo di rispondere. Nel frattempo che voi rispondete, vorrei rassicurare gli altri che mi stanno scrivendo sulla chat. Se avete problemi di connessione, non temete perché comunque ci sarà la registrazione con tutte le slide, la mia voce senza interruzioni, potrete saltare anche quel minuto iniziale in cui non riuscivo a tenere il ritmo a causa di alcune mie distrazioni. Ho visto che state rispondendo, adesso non è importante che rispondiate tutti, termino il sondaggio e vi consento di visualizzare i voti. La maggior parte di voi ha risposto, insomma, che bene o male usa tutti il flusso, per esempio, utenti social su Google Analytics, oppure usa tutti questi strumenti, il 20%, questo è molto importante, gratificante almeno per me, il fatto che il 20% di voi che hanno votato. Perché ricordiamoci, il campione poi è sempre ristretto rispetto a tutti i partecipanti, pensano che tutti questi strumenti potrebbero essere utili per il proprio lavoro. Detto, finita questa breve pausa col sondaggio, io termino e ritorno alla mia presentazione. Perché abbiamo parlato delle Google Analytics, passiamo adesso ai Facebook Insights. Anche queste sono pannelli che probabilmente conoscerete tutti quanti, perciò io continuerò a darvi qualche spunto, ma non mi soffermerò su ciascuno, anche perché vorrei parlare di strategia e vorrei parlare di inserzione a pagamento. Per quel che riguarda gli insights, si chiamano così, della pagina Facebook, nella panoramica, quello che io vi consento di fare è esportare in Excel, in CSV, questi dati. Potete anche farlo in maniera personalizzata, esportando dati, soltanto i dati della pagina o i dati dei post o dei video che vi interessano. Ricordiamoci che tutti questi dati poi possono essere integrati e importati tranquillamente su Google Data Studio. Sempre per quel che riguarda Facebook, una metrica su cui ci si sofferma tanto sono il numero dei followers. Per me non è molto importante, quello che mi piace controllare, per esempio, sono il numero delle persone che non mi seguono più. Quindi io cerco di capire quando ci sono dei picchi di utenti che non mi seguono più, come mai, cosa ho fatto quel giorno, cosa ho pubblicato, cosa è successo. Cerco di capire appunto da questi dati come migliorare. Mi interessa anche capire da dove arrivano i miei followers. Arrivano perché mi hanno trovato cercando sul motore di ricerca su Facebook, oppure perché hanno visto qualcosa nella mia timeline, nella mia sezione notizie che le ha fatti cliccare, e cerco quindi di capire qual è la mia fonte di follower principale e magari ottimizzare le altre, disinvestire su alcune e così via. Posso poi fare una sorta di sentiment analysis di massima, cioè capire come reputano, qual è l'atteggiamento dei miei, delle persone che cliccano, commentano i miei post rispetto a determinati temi. Sapete che adesso oltre al mi piace è possibile mettere, non lo so, l'iconcina del cuoricino oppure il wow e così via. Ecco, vedendo un po' quanti mi piace, quante risate sardoniche, quanti sì, quindi lacrime ricevono i miei post, vi faccio un'idea, bene o male, se ho il sostegno o meno di chi ha commentato.
Una sezione molto importante è quella dei post, dove io posso controllare, per esempio, come vanno i miei post. Non so, questo strategy into communication era una fotografia, ha avuto questa copertura, questo numero di interazioni e questo numero di reazioni. Rispetto a un link, scrivere social per la PA, che ha avuto invece questi altri dati. Posso quindi capire se rispetto al numero di interazioni, rispetto, scusatemi, al tipo di contenuto, cambia l'interazione con il mio pubblico e capire cosa il mio pubblico preferisce. Un'altra schermata su cui spesso si va senza capire bene magari dove ci si trova è quella delle persone. Qua abbiamo i miei fan, quelli che hanno cliccato mi piace sulla pagina, chi segue la mia pagina, che non necessariamente ha cliccato mi piace, le persone raggiunte che hanno visto il mio contenuto e le persone coinvolte che hanno invece cliccato sul link, sul cuoricino o commentato il mio contenuto. Ecco, sono cose molto diverse. Di solito a me, quando me lo chiedono, piace porre l'attenzione sulle persone che seguono la mia pagina, ma guardate se clicco su persone coinvolte, come cambia. Ecco, io vado avanti e indietro. I dati potrebbero cambiare. Quindi occhio quando stiamo parlando di persone, a che tipo di persona stiamo puntando quando facciamo la nostra analisi dei dati. Sempre per quel che riguarda i video che adesso sono passati su in Creator Studio, abbiamo tutta una serie di dati. Per esempio, sulle prestazioni abbiamo quante visualizzazioni ha avuto il nostro video di, ed è qui che vorrei richiamare l'attenzione, 3 secondi. Adesso Facebook ha migliorato questa metrica. Prima dava soltanto il numero di visualizzazioni per 3 secondi, cioè bastava che io vedessi 3 secondi di video e quello contava come una visualizzazione. Adesso ha aggiunto anche la visualizzazione di video di 1 minuto. Guardate come cambia. 730 persone hanno visto questo video, i miei video, per almeno 3 secondi, ma solo 38 ne hanno visto 1 minuto. Queste sono informazioni importanti per farci rendere conto, per aiutarci a renderci conto di come funzionano e di cosa significano queste metriche. Per esempio, su YouTube la visualizzazione, eccola qui, la cosiddetta YouTube True Views, è contata per 30 secondi di video. Qua stiamo adesso vedendo la sezione di YouTube Analytics, io sono in Analytics, sto guardando quante impressioni. Quindi apparizioni del video ci sono state. Per quel che riguarda la sorgente di traffico esterna, so che molte vengono dal mio sito, altre da Google, poi c'è Facebook, YouTube, significa un video incorporato da qualche altra parte, LinkedIn e così via. Quindi ho le impressioni 114.000, le visualizzazioni 54.000, sono la metà. Ecco qui che anche per ciascun canale, per esempio il mio sito web, pierozilio.eu o Facebook o LinkedIn, io so che in media il mio canale YouTube ha questo tempo di visualizzazione che se confronto con questo video, la colonnina fucsia viola, ha quest'altro tempo di visualizzazione. Ecco quindi che non sempre le metriche che ci viene richiesto, quanti follower hai, quante visualizzazioni hai ottenuto, hanno poi molto senso, perché spesso quelle visualizzazioni sono 3 secondi, sono 30 secondi, o comunque quelle sessioni, appunto, come abbiamo visto, non sono utenti unici. Ecco qua cos'altro ci offre Google, che ci fa capire questa discordanza fra i numeri. Ho avuto 71.000 per questo video impressioni, quindi il video è apparso a 71.000 persone, il 2,6% ha cliccato e ha generato 1.800 visualizzazioni. Questo è il cosiddetto imbuto o funnel in inglese, che ci tornerà molto utile. Diamo qua un secondo quiz rapidissimo per tenervi attivi e con questo quiz. Dal momento che abbiamo parlato di visualizzazioni, vi chiedo molto rapidamente a quanto equivale, secondo voi, come minimo, una visualizzazione di un post su LinkedIn. Quindi, quando voi siete su LinkedIn e avete i dati statistici, che vi dicono, hai avuto, non so, il tuo post ha avuto 1.000, 2 milioni di visualizzazioni, a quanto equivale? Allora, il 50% di voi dice 30 secondi, il 40% circa 3 secondi. Io adesso chiudo questo sondaggio e passo alla pagina seguente, perché una visualizzazione di un post su LinkedIn,
equivale a 300 millisecondi. Questo è il tempo, quindi 0,3 secondi, questo è il tempo in cui noi impieghiamo a battere le nostre palpebre. Quindi un battito di palpebre per LinkedIn equivale a una visualizzazione, ma non solo. Perché magari il mio post è a metà della pagina e quindi per LinkedIn, se almeno il 50% della mia notizia è visualizzata nella bacheca, nella timeline, insieme a tutte le altre notizie, per almeno 300 millisecondi, ecco, quella è una visualizzazione. Spero che questo vi dia il senso anche di queste metriche e vi aiuti a spostarvi su metriche più rilevanti. Questo è sempre LinkedIn, un esempio di nostre 1068 visualizzazioni. Magari concentriamoci sulla percentuale di interesse, quindi quante reazioni, quanti click, quante condivisioni e quanti commenti per capire quanto realmente andiamo avanti. Vi fa vedere le analytics su LinkedIn sono esclusivamente per le pagine e non per i gruppi o per i profili personali. Su una pagina vi fa vedere, per esempio, nelle varie sezioni quanti visitatori unici avete avuto, quante visualizzazioni della pagina a seconda di quale dispositivo, abbiamo cellulari o abbiamo desktop e così via. Ecco, quindi, ripeto, io vi do degli spunti, faccio delle panoramiche in modo da riuscire a coprire il più possibile. Cosa che più mi interessa di LinkedIn e che trovo molto utile, soprattutto per chi lo usa come strumento di lavoro professionale, è la segmentazione magari per settore. Io posso vedere chi segue la mia pagina One Man Brand su LinkedIn, dove lavora, affari internazionali, istruzione superiore, amministrazione governativa, sono poi clienti ovviamente che ho. Per ciascuno di questi so appunto chi mi ascolta e posso quindi scrivere di conseguenza contenuti di rilievo per loro o magari cercare di riequilibrare un po' se il mio pubblico penso che sia un altro. Twitter Analytics, questa è una nuova schermata. Ripeto, io non posso farvi vedere le schermate, le dashboard dei miei clienti, quindi mi limito a usare esempi tratti dalla sfera personale o completamente inventati. Twitter Analytics nella prima sezione, che si chiama Home, vi fa vedere subito qual è il vostro tweet più popolare, la menzione più popolare, il tweet con contenuti multimediali, un video, un'immagine più popolare e il vostro follower popolare. Mi piace molto sapere chi è il mio follower più popolare e la menzione più popolare, perché mi aiuta a capire dove potrei, per esempio, trovare nuovo pubblico. Perché queste persone, probabilmente le persone che seguono, non so, in questo caso il Formez PA che ha cliccato, che mi ha citato in un suo social, hanno un pubblico legato alla mia sfera di interesse. Quindi dalla home, diciamo, dei Twitter Analytics, mi piace riflettere su queste metriche, più che sulle visualizzazioni, e magari un po' di più invece sul numero di followers e sulle visite al profilo. Detto questo, la seconda scheda del tweet vi fa vedere le interazioni col vostro tweet. Ecco che io ho pubblicato un tweet fallimentare perché, ripeto, il mio profilo personale non è molto usato, io per lavoro uso profili di terzi, quindi inevitabilmente i miei sono un po' deserti, abbandonati. In ogni caso so che questo tweet ha generato un certo numero di visualizzazioni che ormai ho imparato un po' a dubitare. Le visualizzazioni in un periodo di 7 giorni sono stati 12.200 per l'ultima settimana. Però so che poi il tasso di interazione è stato questo, per esempio, per questo singolo tweet il tasso di interazione è il 15,2%, cioè il numero di interazioni diviso il numero delle visualizzazioni per 100. La mia media è 2%, questo tweet ha un tasso di interazione 15,2%, bene, devo dire che ha funzionato meglio rispetto agli altri. Probabilmente è stato dopato dalle inserzioni a pagamento, che io ho fatto come esempio per questa sessione, però diciamo che ha raggiunto il suo scopo. Io vado avanti perché entro l'una vorrei finire con la parte di analytics per chiudere poi con la strategia che si lega all'inserzione a pagamento. Sempre per quel che riguarda Twitter non ha pagine come Facebook, non ha gruppi come Facebook o LinkedIn, non ha profili aziendali
come LinkedIn, ha profili, diciamo, un po' comuni per tutti, e consente per ciascun tweet di avere delle statistiche dettagliate. In questo caso il tweet incriminato è quello appunto di lancio di questo webinar di oggi. Qui io chiedevo un po' le stesse domande del mio sondaggio iniziale. Analisi, strategie, strumenti, cosa pensate, funzioni o debba essere una competenza, ecco qua, 474 voti a fronte magari di due retweet e 16 like. Cosa mi interessava? In questo caso mi interessava sapere, avere l'opinione degli utenti di Twitter, e quindi sono soddisfatto dei miei 474 voti, sebbene abbia avuto solo 16 like. Ripeto, le metriche hanno senso a seconda degli obiettivi che ci poniamo. Detto questo, su Twitter ho un'ultima schermata su Instagram che parla di insights come dati statistici in italiano. Anche questo, purtroppo, un esempio tratto da un profilo personale. Le metriche sono abbastanza simili a quelle di Facebook e quindi, per dar spazio ai prossimi argomenti, accelero e passo. Anzi, questo sondaggio forse lo possiamo sacrificare per passare all'argomento successivo, che è la strategia. Abbiamo 45 minuti scarsi e dovremo farcela, nonostante il mio piccolo ritardo iniziale. Vorrei comunque rassicurarvi che i miei colleghi stanno raccogliendo tutte le vostre domande e che quelle a cui non riuscirò a rispondere oggi in aula virtuale, nel webinar, comunque troveranno risposta sulla piattaforma, sul form che vi sarà indicato a fine di questa sessione. Quindi, chiuso il discorso sulle analytics, che spero vi abbia dato spunti utili per il vostro lavoro, passiamo a quello della strategia. Social media strategy, in questo caso, perché di social stiamo parlando, ovviamente non risolve tutti i problemi. Cosa fa? Aiuta a ripartire risorse limitate. Siamo in quattro operatori, siamo una sola persona, abbiamo questo budget o queste ore di lavoro a disposizione. Soluzioni prioritarie, pensate per essere realizzate in un arco temporale ben definito. Quindi la social media strategy vi aiuta a compiere una scelta strategica. La social media strategy non significa si può fare solo così. Ci sono tantissime porte, tantissime opzioni, ma dal punto di vista della strategia che avrete elaborato, soltanto una è quella preferibile o prioritaria da aprire e attraversare. Per quel che riguarda la social media strategy, negli anni, basandomi negli anni ormai 20, basandomi su comunque documenti e modelli di marketing, ma anche prodotti dalla pubblica amministrazione italiana, per esempio mi faccio riferimento ai cantieri PA di una quindicina di anni fa, ho sviluppato questi passi metodologici, sono sette, che applico sia quando faccio strategia sui social media, sia quando faccio strategia di comunicazione, per esempio in senso lato. I passi sono, la mia metodologia è abbastanza rigorosa. Però, diciamo, trova una flessibilità nell'applicazione in diversi contesti. Sicuramente parto dall'analisi di cui abbiamo parlato abbondantemente, perché studiare i dati mi consente di individuare degli obiettivi basati su appunto una situazione reale. Per ciascun obiettivo di comunicazione sui social, individuo poi gli interlocutori. Un mix di strategie ideale per coinvolgere ciascuno di questi contenitori, a cui affianco anche un mix di contenuti e di social media che poi monitoro attraverso gli strumenti che abbiamo appena visto, quindi una sorta poi di chiusura del cerchio. Per quel che riguarda la fase di analisi, in aggiunta all'analytics di cui abbiamo parlato prima, mi interessa comunque battere l'accento sul contesto organizzativo. Adesso questo è un esempio che magari si applica a una regione, a un comune, non a tutti gli enti ovviamente, però ecco, ricordiamoci che la nostra social media strategy si inserisce all'interno di un piano di comunicazione integrata più ampia che fa riferimento a degli obiettivi individuati nel piano della performance, che a sua volta discende dalle missioni di un documento unico di programmazione. Per evitare di fare qualcosa di completamente slegato,
il documento unico di programmazione, il piano della performance, il piano della comunicazione integrata sono i punti di partenza della nostra strategia sui social media, altrimenti non sarebbe strategica. Perché? Perché sicuramente sui social otterremo qualche effetto, ma questo effetto non sarebbe necessariamente un risultato in linea e coerente con il mandato, diciamo, istituzionale. Per quell'anno o più in generale. Perciò contesto organizzativo assolutamente da prendere in considerazione oltre a tutti i dati dell'analytics che abbiamo visto. Ovviamente anche il contesto tecnologico, non solo le analytics, ma un po', e qui sono sempre degli esempi, contesto tecnologico, quali sono le tecnologie, per esempio, in quel momento che usano maggiormente i nostri utenti. Non so. Se la maggior parte dei nostri utenti sta su WhatsApp e Messenger, magari ha senso investire su questi due e non su WeChat, che è usato, non so, dall'11% della comunità, immagino di cittadini cinesi in Italia. Ecco, quindi anche il contesto tecnologico, oltre a quello organizzativo. Dopodiché cerco di raccogliere tutti questi dati in una matrice, in una griglia, potrebbe tranquillamente essere un'analisi di tipo SWOT, si chiama, quindi punti di forza, che sono i fattori positivi interni o le opportunità, i fattori positivi esterni, a cui fanno da controparte i fattori negativi, sempre quelli interni, le debolezze. E quelli esterni, le minacce, per esempio, cosa potrebbe essere una minaccia? L'uso dei social, una minaccia tra virgolette, poi chiaramente la strategia servirà a arginare questi problemi e a trovare soluzioni, ma probabilmente la privacy, limiti di budget, queste non sono cose che solitamente un social media team può controllare. Cosa potrebbe essere invece un punto di forza direttamente sotto il controllo del social media team? Magari la capacità di produrre contenuti multimediali, video e altri contenuti che sui social funzionano meglio rispetto a un contenuto statico, oppure la notorietà, non so, Venezia, probabilmente il brand, il marchio Venezia probabilmente è molto noto e quindi potrebbe facilitare alcune azioni di comunicazione sui social, magari su Instagram, legate a quel tipo di immaginario, di campo semantico attorno a cui ha costruito investito la città di Venezia e così via. In ogni caso, fatta questa griglia, riesco poi a individuare degli obiettivi di comunicazione. Questo perché? Perché la comunicazione anche sui social non è fine a se stessa. Non scrivo semplicemente per scrivere sui social e essere presente nel disperato tentativo di apparire in questo coro di pagine e gruppi che pubblicano sulla mia bacheca, ma comunico per supportare i più ampi obiettivi organizzativi, quelli che abbiamo visto su, per esempio, il documento unico di programmazione sul DUP o sul piano della performance. Detto questo, si può fare ovviamente comunicazione senza obiettivi, ma ovviamente fare una comunicazione senza obiettivi chiari significa aumentare la probabilità e il rischio di effetti di comunicazione distorti, spreco di risorse, fare una cosa semplicemente perché sappiamo di doverla fare, ma non sappiamo perché farlo o come farlo meglio. Ecco quindi che quando scelgo gli obiettivi, questo è un esempio, ripeto, invece che soffermarmi su obiettivi molto generici, non so, informazione, partecipazione, coinvolgimento, sì, ok, ma è un po' ampio come concetto, cerco di essere un po' più specifico, magari sviluppo della presenza su mobile, perché so che la maggior parte dei miei utenti sta su quelle piattaforme e non so, su Facebook, oppure creare due nuovi canali di Instant Messaging entro il 2021. Perché sono così specifico? Perché un buon obiettivo è, questo è un acronimo ovviamente inglese, SMART. Cosa significa? È specifico, è misurabile, è raggiungibile, è rilevante ed è definito nel tempo. Ecco quindi che vi chiedo almeno di, quando definite i vostri obiettivi, trovare un buon compromesso fra obiettivi generali e azioni molto specifiche. Diciamo che questo dovrebbe essere l'optimum, la scelta più adatta. Una volta selezionato gli obiettivi,
devo passare al mio pubblico di riferimento. Adesso qui lo so che ho parlato di obiettivi e c'è questa sorta di retaggio dagli anni 50, dal marketing degli anni 50 sviluppato negli Stati Uniti, o peggio ancora dai regimi totalitari, perché è lì che nascono poi tutte le teorie di comunicazione come strumento di controllo per colpire il target, il nostro cittadino, poveraccio, è un target, è un bersaglio da colpire. Adesso, molte persone che fanno il mio lavoro usano questi termini perché dicono non esistono altri, il target è il target. Secondo me non è il target perché il nostro approccio deve cambiare, non siamo sui social che sono fatti per un dialogo con il cittadino, per un dialogo da persone con altre persone, non sono fatti per colpire. I social sono fatti per seminare e far crescere relazioni. Ecco perché io non parlo di target, ma parlo di interlocutori. Quando faccio una campagna di comunicazione, progetto la strategia per una campagna di comunicazione sui social o su altri, le parole che hanno un significato preciso, saranno target quando pensiamo che la persona a cui dobbiamo parlare sia un bersaglio da colpire, quindi qualcosa che non può rispondere. Saranno interlocutori quando invece finalmente avremo capito che il vero fattore di successo sui social e sulla comunicazione in generale, non è colpire così i bersagli il più possibile sparando nel mucchio o colpire i bersagli sparando con un fucile di precisione, ma è avviare discussioni significative con degli interlocutori. Questo è un modello che si chiama di salienza che io usavo quando mi occupavo di lobby, fare lobby per individuare gli stakeholder. Potrebbe trovare un'applicazione anche nella definizione degli interlocutori. Decidiamo, di misurare, diciamo, la salienza dei nostri interlocutori sulla base di tre, fattori, potrebbero essere il loro, potere di richiesta, la loro legittimità di dialogare con noi, l'urgenza delle loro richieste, e poi i nostri interlocutori definitivi saranno quelli che avranno tutte e tre queste caratteristiche. Ce ne saranno altre più o meno prioritarie, perché ricordiamoci che quando si fa strategia si parla di priorità. Non sto dicendo che dobbiamo escludere qualcuno o qualcun altro, sto semplicemente dicendo che alcuni, se quelli sono i nostri obiettivi, se quella è la nostra analisi, saranno i nostri interlocutori prioritari. Detto questo, il passo successivo è quello appunto dello strategy mix. Adesso non so se voi vi ricordate la tecnica di salto ventrale, si saltava così fino a una cinquantina di anni fa, abbastanza scomposta, giusto? Poi cos'è successo? Che nel 64 alle Olimpiadi di Tokyo, Fosbury, un atleta americano che era anche forse atleticamente un po' meno prestante rispetto ai campioni, che saltavano con la tecnica ventrale, ha cambiato approccio e ha vinto. Pur essendo, diciamo, atleticamente inferiore rispetto ai suoi concorrenti, le Olimpiadi. Le ha vinte perché ha capito che cambiando appunto approccio avrebbe potuto ottenere risultati migliori. Perciò io direi, tornando al discorso del target, possiamo sempre continuare a chiamarli target e a pensare le cose in questo modo e a saltare in questo modo, ma forse più elegante e anche più produttivo cambiare approccio, cambiare strategia e fare le cose così come la tecnologia ci agevola a fare. Per quel che riguarda lo strategy mix per ciascuno, quindi il mix di strategie per ciascuno di questi interlocutori individuati, può essere sviluppato, è proprio un mix, sulla base di vari criteri, per esempio quello del segmento. Vogliamo avere contenuti generici che vanno bene per tutti i nostri interlocutori? Vogliamo avere contenuti personalizzati per ciascuno di loro o un mix dei due? Ecco che in questo caso questa parte di strategy mix sarà differenziata o concentrata. Oppure la nostra strategia, il nostro approccio è quello del target, quindi outbound, il modello tradizionale della pubblicità, del pubblicare le notizie in bacheca, del vomitare questa valanga di informazioni a cittadini già sommersi da tanti input, da tante informazioni. Oppure quello inbound, quindi modello inverso, in cui sono gli utenti stessi, sono i cittadini che cercano informazioni perché ne hanno saputo attraverso il passaparola, perché abbiamo ottimizzato i nostri contenuti per farci trovare e così via. Ecco qui che il nostro strategy mix potrebbe anche fare riferimento a uno o all'altro approccio. Cos'altro poi? Ho parlato prima di vomitare contenuti sulla nostra bacheca. Ecco,
Non pensiamo che quello che pubblichiamo sulla nostra bacheca sia visto da tutti quelli che ci seguono, anche se noi ci ostiniamo a magari chiedere a che ora sono maggiormente presenti i nostri utenti su Facebook, così se è l'una del pomeriggio a quell'ora pubblicherò qualcosa. Ecco, questo forse poteva funzionare una decina d'anni fa, ma adesso l'algoritmo di Facebook è molto più complesso, non si limita a far vedere le cose quando voi le pubblicate a chi non è in quel momento, ma avrà deciso cosa è importante per vedere per quella persona sulla base di tutta una serie di fattori. E se noi continuiamo a pubblicare contenuti sulla nostra sola bacheca, è probabile che finiremo per cantarcela e suonarcela da soli, perché non necessariamente i nostri utenti andranno sulla nostra bacheca o vedranno sulla propria timeline, si chiama, il flusso di notizie che stiamo pubblicando. Ecco perché rispetto al canale il Strategy Mix potrebbe essere non solo proprietario, la propria pagina Facebook, ma anche usare strumenti terzi a pagamento, magari un'inserzione su Facebook, oppure canali guadagnati, per esempio far parlare di noi gli utenti, il cosiddetto user generated content, qualcuno che parla del, non so, Venezia, in chiave positiva ovviamente, o dell'iniziativa del comune di Cagliari, oppure qualcuno che pubblica su un'altra pagina Facebook, condivide un nostro post e così via. Ecco qua, Strategy Mix rispetto al canale proprietario a pagamento o guadagnato. Come in qualsiasi dieta è importante differenziare, perciò cerchiamo di non usare soltanto uno di questi canali, ma di differenziare, avere a portata tanti altri strumenti. Stessa cosa rispetto allo scopo. Adesso questo che vedete sulla sinistra, questo imbuto, è il cosiddetto marketing funnel, quindi l'imbuto del marketing. Cosa significa? Che un utente, prima di fargli fare qualcosa, la conversion, quindi per esempio l'acquisto di un prodotto, l'iscrizione alla newsletter, il pagamento della TARSU, della Tari, prima dovrà conoscere questa possibilità. Poi dovrà essere interessato a questa opportunità e poi ovviamente dovrà farla. Perciò quando facciamo la nostra comunicazione sui social, non dobbiamo avere la presunzione che con un unico messaggio ci facciamo conoscere, interessiamo l'utente e gli facciamo fare quello che avevamo pensato, per esempio iscriversi alla Sapienza piuttosto che a Roma 3. Dobbiamo pensare a una strategia per gli utenti che sono ancora in questa fase, a cui dovremo far conoscere quello che dobbiamo dire, quello che dobbiamo promuovere, una seconda fase almeno in cui dovremo far interessare chi già ci conosce e una terza per chi invece già ci conosce e è interessato e dobbiamo dargli solo quella spintarella a fare, magari iscriversi a quel particolare ateneo oppure partecipare a quel particolare bando e così via. Ecco quindi questo è il funnel, l'imbuto e il nostro strategy mix deve considerare ciascuna di queste fasi, non solo individualmente ma anche contemporaneamente, perché su 100 individui magari 50 ancora non ci conoscono, ma 25 sì e 5 sono pronti ad agire. Il content mix in questa fase della strategia, stiamo parlando di strategia. Non è necessario entrare nel dettaglio delle singole parole che si scriveranno sul post su Facebook, per esempio, ma è utile nella fase di pianificazione strategica riflettere su. I temi, sullo stile, sul tono di voce, sulle parole chiave che sui social si traducono in hashtag da usare e così via, che saranno linee guida binarie lungo cui sviluppare la parte creativa di testo e immagine. In particolare, per quel che riguarda i contenuti, io qua ho cercato di rappresentare dove si trova la maggior parte delle pubbliche amministrazioni. La maggior parte delle amministrazioni, pubbliche amministrazioni si trova in quest'area azzurrina, perché l'autore, la fonte, o meglio, il focus è sempre sull'amministrazione che fa questo o quell'altro. Lo comunica attraverso notizie con un approccio di tipo broadcast, quindi si comunica ma nessuno poi risponde. Si dovrebbe cercare un po' di riequilibrare questa cosa, parlando anche o facendo parlare i cittadini, non so, la Svezia l'ha fatto per diversi anni, sono stati i cittadini a gestire il profilo diciamo una sorta di MIBAT per promuovere la Svezia non solo agli svedesi ma anche al resto del mondo. Invece che parlare soltanto di notizie si potrebbero usare i social per fare servizi, non solo di tipo informativo, e invece che fare una comunicazione di tipo broadcast si potrebbe appunto puntare sull'interlocuzione, quindi sulla partecipazione.
Detto questo, per quel che riguarda il social media mix, qui, come per la dieta di prima, differenziamo il nostro portafoglio social, non stiamo solo su Facebook, se possiamo permetterci magari di stare anche, non so, su Twitter, e se vediamo che questo è utile, definiamo una serie di azioni e strumenti per ciascun social, un piano editoriale, quindi sapere cosa pubblicare, quando, su quale strumento, e poi il budget. L'ultimo passo, quello di monitoraggio e valutazione, non mi soffermo perché questi ultimi 18 minuti li dedichiamo invece all'inserzione a pagamento. L'ultimo passo, monitoraggio e valutazione, si basa molto su tutta la parte che abbiamo già discusso per le analytics. Passiamo quindi adesso all'ultima fase del nostro webinar, forse un po' frettoloso, ma ripeto, ci sarà la registrazione parlando di strumenti, in particolare di uno strumento in particolare, quello dell'inserzione a pagamento. Per quanto riguarda i social, il web, un po' la nostra vita di oggi, devo dire che gli occhiali a raggi X esistono davvero perché è così che ci vedono i social sulla base delle informazioni che aggiungiamo su di noi nel profilo, di quello che scriviamo, degli interessi che indichiamo e delle azioni che compiamo sulle app e su queste piattaforme. I social network sanno chi siamo e forse a volte sanno anche meglio di noi cosa vogliamo, che amostriamo per volere. Scusate, mi sono distratto un attimo leggendo in chat, ma riprendo subito. Dicevo, i social è così che ci vedono, sanno cosa vogliamo. Ovviamente lo sanno in forma anonima, non sanno che Piero Zilio ha questo interesse piuttosto che quell'altro, ma sanno che questo utente con questa ID potrebbe essere interessato a quel bando che il centro servizi per l'impiego di Oristano sta pubblicando. Ecco allora che il centro servizi per l'impiego di Oristano, per garantire massima visibilità agli utenti realmente interessati a quel bando, potrebbe decidere di accompagnare una campagna organica, quindi senza inserzione a pagamento, ad una campagna di ads, di inserzione a pagamento. Perché? Perché queste piattaforme gli consentono di arrivare direttamente a me, l'utente realmente interessato. Adesso questa immagine ci dice una verità abbastanza sconvolgente. Ricordate prima quando vi mostravo l'imbuto, quante visualizzazioni abbiamo e quante realmente poi sono i click su un link, per esempio. Ecco, questa immagine è una statistica, forse non è più molto aggiornata, ma ci dice che abbiamo più probabilità di essere fra i sopravvissuti a un incidente aereo che di cliccare su un banner o su un'inserzione a pagamento. Ecco perché. Proviamo questo ultimo quiz. Vi chiedo a cosa servono secondo voi le inserzioni a pagamento? Cosa potrebbero aumentare le inserzioni a pagamento? Visto che la maggior parte di voi ha risposto i click, qualcuno ha risposto le visualizzazioni, qualcun altro. Altro. Benissimo, la maggior parte di voi si attesta fra visualizzazioni e click. Io chiudo il sondaggio e lo sposto per riprendere con la presentazione. Allora, credo che ci sia un problema di caricamento della slide e io purtroppo non riesco a vedere adesso questa slide che vedete sì. Che vedete voi, in ogni caso le pubbliche amministrazioni, scusatemi, le inserzioni a pagamento servono ad aumentare non necessariamente le impressioni, non necessariamente i click, ma qualcos'altro. E prendiamo come esempio il funnel, quindi l'imbuto di conversione della app IO, l'app che serve per esempio per ricevere il bonus vacanze, che ci servirà per diciamo il cash back delle spese con la carta di credito e così via. Vediamo quali sono i passi di questo percorso che fa l'utente. L'utente, il funnel di IO, questa applicazione italiana, sono sicuramente le visualizzazioni. Questo è il primo passo che compie l'utente. Vede magari il contenuto su un social, su Twitter, come abbiamo visto prima. Subito dopo potrebbe cliccarci, può cliccare o meno. Dopo ancora potrebbe scaricare l'applicazione, perché si tratta di un'applicazione per mobile. Fatto questo, dovrebbe registrarsi per poterla utilizzare e infine dovrebbe utilizzarla.
Ecco qui, questo è il funnel, sul lato destro vedete i vari passi e ciascuno di questi ha una campagna di inserzione a pagamento specifica, con un costo specifico. Il cost per 1000 o CP, o cost per 1000, quindi per migliaia di visualizzazioni, è quello più economico. Quando fate una campagna di inserzione a pagamento o ricevete dati su una campagna di inserzione a pagamento che avete fatto, non lasciatevi ingannare dalle visualizzazioni. Potreste aver avuto 3 milioni di visualizzazioni e un solo utente che ha effettivamente usato la vostra applicazione. Questo capita spesso. Perciò, se prima, ma per prima intendo gli anni 60, gli anni 80, si potevano acquistare inserzioni magari radiofoniche o televisive, che pagandole per numero di visualizzazioni, il pubblico che in quel momento magari si pensava fosse a guardare la televisione, ecco, non è più il caso di pensare a una campagna di inserzione a pagamento basata sulle visualizzazioni. Le visualizzazioni fanno tantissima massa, sono le cosiddette vanity KPI, quindi KPI sta per Key Performance Indicator, sono le metriche di vanità, perché ci fanno apparire grandi, sono anche un po' gratificanti, 3 milioni di visualizzazioni, però poi magari sappiamo che una visualizzazione sono il 50% del nostro post per 3 millisecondi su LinkedIn. Ecco quindi, visualizzazione è sì il primo passo, ma non ci dobbiamo fermare qui. Ci sono poi le inserzioni per fare click. Io ho visto quel post, ma ci ho anche cliccato e quel link mi ha portato sul sito web dove magari c'era l'articolo, c'era la pagina per scaricare l'applicazione. Questi sono cost per click. Comincia qui ad aumentare. Aumentano i costi e diminuiscono i risultati. Avremo rispetto alle visualizzazioni meno click e un costo un po' più alto. Ci sono poi i costi per conversion. Che cos'è la conversion? Può essere qualsiasi azione che noi vogliamo far realizzare in quel momento all'utente. Può essere l'iscrizione a una newsletter, può essere il download, quindi aver scaricato un'applicazione, come nel caso del funnel di IO, l'applicazione di cui stiamo parlando. Il costo per conversione è ovviamente ancora più alto. Costo per conversione, per farci capire senza rivelare informazioni coperte dal segreto, varia innanzitutto anche da settore a settore: settore dell'istruzione, settore non so, elettronica, settore dell'impresa, varia da piattaforma a piattaforma. Diciamo che una visualizzazione su LinkedIn di una campagna che ho fatto qualche mese fa poteva essere intorno a forse, non saprei, un decimo di centesimo a visualizzazione, anzi molto meno, mentre un costo per conversione era intorno ai 165-180 euro. Dopo di questo, però, cosa accade nella nostra applicazione? Io l'ho vista, ci ho cliccato, l'ho scaricata, mi devo anche registrare. Questo costo per lead, quindi l'acquisizione di un contatto, è ancora più alto. E dopo essermi registrato, devo anche usarla. E questo è il costo finale, il costo per acquisizione, che è un costo elevatissimo nelle campagne di inserzione a pagamento, ma che è veramente quello che vogliamo. Perciò magari se abbiamo 100 euro, 500 euro, 1000 euro, invece che spenderli per avere 1 milione di visualizzazioni, spendiamoli per avere 3, 5, 10 acquisizioni, perché è quello a cui dobbiamo puntare. Tutto questo può essere tracciato usando gli strumenti di analytics avanzati che ho fatto vedere prima, perché pagare soldi per poi non sapere il bello di questi social e del web è che possiamo sapere esattamente, o con molta una buona approssimazione, cosa hanno fatto gli utenti e se è merito della nostra campagna oppure no. Quindi, ecco, questo è il funnel dell'inserzione a pagamento. Non so se vi ricordate il funnel che vi facevo vedere prima delle visualizzazioni su YouTube o quello di cui abbiamo parlato nella parte sulla social media strategy che dobbiamo sempre tenere a mente quando facciamo comunicazione digitale sul web, sui social e così via. Per far tutto questo, le piattaforme ovviamente ci rendono la vita facile, e
perché hanno tutto l'interesse a farci spendere qualche euro sulla loro piattaforma. Quello che stiamo vedendo adesso è il cosiddetto Ads Manager di Facebook, quindi il gestore delle inserzioni. Spero di aver oscurato tutto, ma questo in ogni caso dovrebbe essere sì, la mia pagina, quindi non ci sono dati sensibili. Abbiamo le nostre campagne, lo stato di pubblicazione, la strategia di offerta, per cosa vogliamo pagare, i risultati. Vedete, io qua ho diverse campagne, mi piace sulla pagina, interazioni con i post, clic su link, di nuovo interazioni con i post e così via. L'Ads Manager, come potete vedere, è diviso in tre linguette. Abbiamo le campagne, il gruppo di inserzioni e le inserzioni vere e proprie. Cosa significa questo? L'inserzione pubblicitaria non è una pubblicità e via, ma è un gioco di scatole cinesi, o meglio, può esserlo. Le inserzioni fatte bene, il più delle volte, sono studiate così. Mettiamo infatti, non so, di essere il comune di Milano. Io sono il comune di Milano, sono il responsabile comunicazione web e social e so che fra il mandato, diciamo, fra le azioni che ho individuato nella mia social media strategy, perché erano presenti nel DUP e nel piano della performance, c'è una campagna sul trasporto pubblico su cui sto investendo. Benissimo, la mia campagna, il contenitore principale, può essere articolata in un gruppo di inserzioni destinate soltanto agli studenti. È un gruppo di inserzioni invece per i lavoratori. Perché? Perché probabilmente gruppi di interlocutori diversi, anche contenuti e, altre impostazioni differenti. Benissimo, a sua volta il mio gruppo di inserzioni per studenti magari sarà basato su un'inserzione con un meme e un'altra con una immagine animata, una GIF. Perché? Perché la mia agenzia in quel momento ha capito che questi sono i contenuti migliori o più adatti. Ripeto, si tratta di esempi, mentre per i lavoratori avrò un'inserzione video. Ecco che quindi dovrò creare all'interno di un'unica campagna per il trasporto pubblico due gruppi di inserzioni, ciascuno con inserzioni differenti. E questo è quello che ho fatto. Per esempio, lavorando per la Commissione europea, mi è capitato di avere una campagna unica che aveva 28 o adesso 27 gruppi di inserzioni differenti, una per ciascuno Stato membro, e ciascuna di queste aveva 10 inserzioni differenti. Quindi adesso mi sono perso, però diciamo 280, ecco, la campagna pubblicitaria aveva 280 inserzioni differenti solo su Facebook. È così che si procede. Cliccando su Crea campagna, sull'Ads Manager di Facebook, si apre una schermata che ci guida attraverso i classici avanti, 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 però fermo restando che dobbiamo leggere prima e fare prima di cliccare avanti, una procedura guidata per creare la nostra inserzione. Ed ecco qua la nostra procedura guidata e guardate un po' qual è il primo passo di questa inserzione guidata. È proprio la definizione degli obiettivi. La definizione degli obiettivi, come ne abbiamo parlato prima, per quel che riguarda la social media strategy, vedete, i passi sono sempre gli stessi. Bisogna partire dagli obiettivi e mai dagli strumenti, dopo definire il pubblico e così via. È una sorta di imbuto. E l'imbuto c'è anche qui, perché abbiamo obiettivi di notorietà, che prima abbiamo chiamato, mi pare, consapevolezza o awareness, considerazione, che è il nostro interesse, e conversione, che è appunto l'azione, la parte finale. Noi possiamo scegliere quale obiettivo vogliamo realizzare. Per esempio, non so, interazione con il post. Selezioniamo quello, andiamo avanti. Possiamo creare una cosiddetta campagna AB. AB significa che questo si può fare su Facebook e anche ovviamente in altre piattaforme. AB significa che avremo due varianti della stessa pubblicità, A e B, e in questo caso Facebook, la piattaforma, le farà vedere per un periodo iniziale a un campione rappresentativo e poi sceglierà di mostrare soltanto quella delle due inserzioni che funziona meglio. Questo ci fa risparmiare un po' di soldi, perché ovviamente noi stiamo pagando per quel click, quella conversione e così via. Ecco quindi che AB è una funzionalità indispensabile, molto utile per fare inserzioni a pagamento. Subito dopo decidiamo noi il budget. Molti mi chiedono: ma qual è il budget minimo per un'inserzione? Non c'è, varia.
e può essere anche molto basso. Ecco qua che un budget giornaliero nel mio settore, nella mia pagina, in questo caso di 11 euro, ma l'inserzione che ho fatto su Twitter per la prova di questo, per creare le slide di questa presentazione, aveva un budget, mi pare, di 5 euro per 3 giorni, quindi ho speso 15 euro in tutti, mi darà questa copertura, questa stima di interazione col post. Quindi scelgo il mio budget, la data d'inizio e di conclusione della mia campagna, se voglio, e so che la mia inserzione andrà come in un'asta a competere con le inserzioni di altri inserzionisti. Quando il mio prezzo è migliore, banalmente, lo sto banalizzando, rispetto a quello fatto dagli altri inserzionisti, ecco che sarà visualizzato il mio messaggio. Fatto questo, il prossimo passo per Facebook e il pubblico, vedete, anche tornando sul discorso del target e degli interlocutori, io li chiamo interlocutori. Facebook, che sicuramente avendo una derivazione anglosassone americana, potrebbe tradurre questa parola in target, invece lo chiama pubblico. E qui nel pubblico io, il mio esempio era la campagna di inserzioni a pagamento per il servizio dei trasporti di Milano, ecco qua, scelgo Milano-Lombardia, raggio 50 km. Perché sono trasporti pubblici, mi interessano le persone che viaggiano a Milano, quindi i pendolari. Cosa faccio poi? Scelgo magari gli studenti della scuola superiore e l'università, e poi, però, all'interno di questo gruppo scelgo soltanto quelli che come comportamento sono pendolari. Cosa significa questo? Ecco qui, significa quello che vedete sulla sinistra. Ho 2 minuti per concludere, ma dovrei finircela. Dovrei farcela. Significa che la mia campagna di inserzione a pagamento sarà molto mirata perché prenderà gli studenti pendolari che viaggiano a Milano, che sono proprio quelli che mi interessa. Ecco perché è importante escludere e includere con intelligenza. Altrimenti, se non avessi giocato con i filtri escludi, includi, avrei semplicemente fatto una campagna di inserzione a pagamento vista da tutti gli studenti, a prescindere che viaggino o meno a Milano, o a prescindere che siano o meno pendolari. Per tutti i pendolari, in tutta Italia magari, e per chi, tutti quelli che viaggiano a Milano, a prescindere che siano o meno studenti. Ecco quindi perché escludere e includere è molto importante. Dopodiché scelgo, scusatemi, come dicevo, queste sono immagini tratte dal mio profilo personale perché non posso trarre immagini dai profili dei miei clienti, che sono amministrazioni, enti governativi, eccetera. Però fatto questo, scelgo dove far vedere la mia inserzione su Facebook, su Instagram, quale inserzione far vedere e soprattutto, ed è con questo che concludo la mia presentazione di oggi, scelgo anche come tracciarlo. Perché? Perché io, vedete, attivo un pixel. Che cos'è il pixel? È qualcosa che sarà caricato sul mio sito web e mi farà vedere se realmente quell'inserzione mi ha portato non la visualizzazione, non il click, ma il download della mia app, la registrazione dell'utente e così via. Facebook lo consente di fare in maniera molto semplice. Per esempio, ho un pixel, si chiama, che mi fa vedere collegato a una serie di eventi, visualizzazione della pagina, visualizzazione del contatto, eccetera. E scelgo su Facebook la pagina web su cui voglio inserire questo pixel, su cui punta la mia inserzione a pagamento, clicco su questo pulsante apri sul sito web ed ecco che Facebook mi toglie da Facebook, mi fa arrivare sul mio sito web, questo qui, dove in sovraimpressione visualizzo degli strumenti di Facebook. Questo ovviamente è possibile perché ho abilitato il mio sito web a ricevere questo pixel, degli strumenti di Facebook con cui io dico, ok, questo è il mio pulsante sul sito, qui dove c'è questo pallino verde, metti un evento chiamato attiva iscrizione e traccialo, perché d'ora in poi chiunque cliccherà qui da una mia inserzione a pagamento sarà tracciato come una conversione dalla mia inserzione. Detto questo, ciascuna piattaforma ha le sue specifiche, qua ne ho raccolto alcune perché abbiamo fatto il tempo a vedere soltanto Facebook. Twitter ha una funzionalità molto utile che per me si chiama lookalike, cioè fai vedere la mia inserzione a utenti che seguono quell'account, perciò per esempio per promuovere questa mia
questo mio webinar, avrei potuto far vedere il mio tweet a persone che già seguono, non so, il profilo Formex, il profilo del Dipartimento della Funzione Pubblica, YouTube, la funzione TrueView di cui abbiamo parlato prima, e cioè paghi soltanto per chi vede realmente tutto il tuo video, o almeno 30 secondi, LinkedIn, la funzione email, invia un messaggio che ha un tasso di apertura molto più alto dello spam che ricevete per email, e Google, ma anche gli altri, il remarketing, o cosiddetto retargeting, cioè la possibilità di far vedere l'inserzione agli utenti che sono già stati sul vostro sito web e che magari in un primo momento non hanno scaricato. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, chiudo dicendo che abbiamo visto l'inserzione, abbiamo visto le analytics, non pensate di poter risolvere ovviamente tutti i problemi con la pubblicità e i soldi, perché il contenuto è il vero re. Quindi la pubblicità ha senso se lato vostro, pubblica amministrazione, abbiamo contenuti validi. Vi saluto, nelle mie slide troverete tutte queste cose che ci siamo detti, i miei contatti per chi volesse Grazie approfondire. Piero, grazie per questo webinar estremamente interessante. Molte persone ci hanno segnalato appunto anche la necessità di ulteriori approfondimenti e in effetti abbiamo deciso di condensare questi tre argomenti, diciamo guidati comunque dal filo rosso diciamo, della necessità di una pianificazione strategica, quindi un monitoraggio, quindi dati, ma anche un uso degli strumenti sempre guidato, diciamo, da un pensiero strategico. Speriamo, per esigenze anche di progetto, abbiamo voluto fare questa condensazione di questi tre importanti argomenti. Speriamo che con il 2021 si possano fare invece ulteriori approfondimenti dedicati. Vi ricordo che comunque tutti i materiali li trovate nella pagina di Eventi PA, troverete anche invece nel gruppo di lavoro le domande a cui Piero non è riuscito a rispondere per questioni di tempo, e vi do appuntamento al 9 dicembre in cui parleremo di diritto d'autore, quindi di gestione di contenuti online, e ringrazio ancora Piero e tutti voi per la partecipazione. Grazie.